L'esperimento può continuare. Oggi per voi altre 6 bustine di Pokémon Sole e Luna, legami inossidabili. Ho visto che l'ultimo video vi è piaciuto particolarmente, eh? In 5 bustine abbiamo trovato 2 GX. Per chi non conosce in cosa consiste questo esperimento, ricordo che è tutto spiegato all'interno di questo video. Quindi se non l'avete visto, recuperatelo. Ma cerco comunque di fare un piccolo riassunto. L'esperimento consiste nel trovare in 36 bustine sciolte, prese in diverse edicole, più carte rare di quelle che troveremo in un normale box da 36 bustine. Per ora in 5 bustine siamo a 2 carte GX. Con queste di oggi arriviamo a 11. E se anche oggi dovessi trovare altre 2 carte GX, beh, voglio come minimo 5.000 pollicioni all'insù. Ovviamente scrivetemi qua sotto nei commenti se anche voi acquistate questo tipo di bustine e se vi capita di trovare spesso carte GX. Io direi che il nostro esperimento può continuare. Ecco qui le nostre 6 bustine che ricordo ho preso in edicole differenti. Questa volta mi sono recato a Milano in varie edicole e tabacchini e sono riuscito a prenderne ben 6 in diversi posti, appunto. Ricordo che queste bustine non sono state pesate, anche perché l'edicolaio sa benissimo che pesandole voi trovate delle carte migliori, ma non ve lo fa fare, quindi non fatelo e non fateci figure di cacca. Ecco. Tuttavia ricordo che se volete per sfizio personale il bilancino, che oggi ovviamente useremo, ve lo lascio qua sotto in descrizione. Insieme ovviamente a queste bustine, il set allenatore fuori classe, i mazzi e il box di legami inossidabili. Vi lascio tutti i link. Ricordo che però su Amazon non trovate questo packaging così particolare. Questo lo trovate solo ed esclusivamente nelle edicole. Quindi direi di andarle a spacchettare. Prima le leverò tutte dalle confezioni. E dato che l'altra volta me le avete scritto in tanti, andiamo a vedere quanto pesa una bustina con il packaging. Pesa 25,90 con questo packaging. Così che vi levo anche questo sfizio. Ho visto che con il mio referral avete acquistato in tantissimi questo bilancino. Credo che sia diventata una sorta di gioco, anche soltanto tenerlo in casa e pesare le bustine tra amici. Quindi non deve essere per forza usato per scopi malefici. Ecco. Ecco qui ragazzi tutto il nostro bottino che adesso andremo a pesare. Nello scorso episodio ragazzi abbiamo trovato questo bellissimo Marshadow e Machamp GX alleati. Con l'artwork alternativo, perché ricordo che da quando hanno creato le GX alleati hanno introdotto delle carte con una doppia raffigurazione. Quindi abbiamo la GX normale, 2 GX full art e poi la hyper. Questa è la seconda versione di Machamp e Marshadow. Bellissima. E poi abbiamo trovato questo stupendo Blastoise GX. E quindi siamo a 2 carte rare su 5 pacchetti. Andiamo a vedere cosa c'è qua dentro. Bilancino ragazzi, vediamo un po'. Primo pack dal peso di 22,45. Non male. 22,45, poi abbiamo un 22,58, wow ragazzi, qua c'è una bella differenza, poi abbiamo un 22,54, poco meno dell'altro, e poi abbiamo un 22,60 quasi, 57, 58, ma ragazzi, molto molto vicino a quell'altro. Forse ragazzi ci potrebbe essere qualcosa, 56 ragazzi pesano tutti uguali, quando pesano tutti uguali ragazzi non è mai un buon segno, ma proprio mai mai mai. E infine abbiamo questo dal peso di 22,55, 57, ok, gli dovete dare sempre un attimo al bilancino ragazzi perché saranno le pile scariche, non lo so, questa volta ci ho messo un po' di più. Iniziamo quindi dal primo pack ragazzi, dai su che voglio trovare queste GX, non vedo l'ora. Ricordo che ovviamente i codici da gioco ve li regalo, giocate al GGC online, 1, 2, 3, 4, 1, 2. E speriamo ragazzi di trovare almeno 2 GX. Iniziamo con questo bellissimo Riolu, Porygon, Inkai, Caterpie, Clefairy, Energia Acqua, Spinner Energetico, Rhydon, Esplorazione di Verde, un Zubat Reverse e un bellissimo Lucario olografico, ragazzi! Quindi ci andiamo subito di un'olografica. Ricordo che anche nello scorso spacchettamento abbiamo trovato, oltre le 2 GX, anche Arcanine olografico. Nulla da dire su questa carta che è veramente fenomenale. Wow.
Bella bella. Vi ricordo che se adesso vedete la webcam molto grande, questa qui per intenderci, è perché l'avete votato voi in un precedente sondaggio. Mi avete detto che si vede meglio, quindi l'ho messa un po' più grande. Andiamo con un altro pack, ragazzi. Ricordo che comunque andarci subito con una bella olografica non è affatto affatto male. Quindi abbiamo il codicino. Ecco voi. 1, 2, 3, 4, 1, 2. E io qua ho già sentito qualcosa. Ricordo, ragazzi, che dobbiamo ancora trovare il Charizard, eh. Koffing, Diglett, Zubat. Sì, ragazzi, perché non ho il Charizard. Ma vi rendete conto? Ancora non l'ho trovato. Speriamo di trovarlo adesso. Magari di trovarlo Hyper. Chatot, Ligdung Reverse e un Deden GX, il mio secondo Deden, perché il primo ce l'ho full art e sono veramente contentissimo, perché Deden GX è una carta giocatissima di questo set e soprattutto una carta che vale tanto, quindi ragazzi, ma vi rendete conto? Vi rendete conto? Due pacchetti GX e Holo, io veramente non ho veramente parole. Sono al settimo cielo. Altro pacchetto. Io non so perché, ma questi pacchetti così, ragazzi, comprati in edicola, ti fanno trovare veramente il mondo. Peccato averlo scoperto da poco. Comunque vediamo cosa c'è qua. 4 e vediamo qua. Magari un'altra holo. Non ho sentito nulla di che, però un'altra holo sarebbe spettacolare. Seal, Bellsprout, Gasly, Carvagna, Togepi, Energia Acqua, Torraket, Spinner Energetico, Chargebug, Cotton e un Slowbro Holo, ragazzi, un'altra olografica, ma è assurdo, è assurdo! Bellissima, che avevamo già trovato, questo l'artwork di prima generazione. Bello! Guardate che carta, raga, ma che gli volete dire? Bella bella. Tre pacchetti GX e due Holo. Io però, ragazzi, ancora devo trovare questo Charizard GX alleato. Lo devo ancora trovare. Sapete che il Charizard Hyper di questa espansione, ragazzi, vale più di 200 euro. Se ce l'avete, tenetevelo stretto. Ok, qui forse non ho ancora sentito nulla, ragazzi, quindi comunque già trovare il Deden è molto buono, eh. Capite che io ho speso 30 euro più o meno per prendere questi 6 pacchetti. Ci voglio almeno rientrare. Gloom, Aggron Reverse e un Marshadow Holo. Ma è incredibile! Altra Holo! Ma che sta succedendo, ragazzi? Guardate che bella! Cioè, sembra come prendere questi pacchetti vi assicura sempre una Holo. È assurdo! 3 Holo e una GX in 4 bustine. Boh, ragazzi, io non ho parole. Non ho veramente parole. Cioè, sono... Boh, andiamo avanti. Cioè, ho sentito un'altra... Un'altra ne ho sentita di GX. Ma è assurdo, è assurdo. Tangela, Oddish, Whopper, Cotton. Ti prego, dai che c'è il Charizard. Ti prego, dammi il Charizard che mi manca. Ti scongiuro. Metapod, Tirog. E un Machamp e Marshadow. Ok, ragazzi, quindi di Machamp e Marshadow mi manca solo la versione Hyper, perché ho questa GX, ho i due artwork in versione full art, mi manca la Hyper. Ma che spettacolo, che spettacolo questo pack opening, che spettacolo, wow, 5 bustine, 3 Holo e 2 GX, e ci manca ancora l'ultima, raga, boh, non so veramente che dire, ma questa è fortuna, boh, altra, 1, 2, 3, 4, 1, ma che cosa sta succedendo, che cosa sta succedendo, trovo una GX in ogni bustina praticamente, cioè, una GX in ogni bustina, vabbè, ovvio, nelle altre ho trovato la Holo, però, dai, ti prego, dammi il Charizard, Venomoth GX, Venomoth GX! Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Fuori di testa! Fuori di testa! Fuori di testa, ragazzi! Completamente fuori di testa! Io non so che dire! 11 bustine! Guardate in 11 bustine cosa abbiamo trovato! Wow! 4 GX,
una full art e 4 olografiche. L'altra holo, ragazzi, non la vedete qui perché l'ho messa già in collezione, ma c'è anche l'Arcanine olografico. Non so veramente cosa dire. In 9 bustine abbiamo trovato il mondo! Wow, 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 wow. Queste 3 carte sono veramente fenomenali. Per non parlare della GX alleato che mi mancava e il Deden. Il Deden, ragazzi, che si vende proprio che è un bijou. Io credo che 30 euro ci siamo rientrati, secondo me, soprattutto con il Deden, perché queste due secondo me non valgono troppo, ma il Deden, ragazzi, è veramente top. Noi ci vediamo nel prossimo video spacchettamento. Ricordo che siamo a quota 11 su 36, ci mancano ancora più di 20 bustine da aprire, quindi ci saranno altri video spacchettamento. Vi invito a lasciare appunto un like e arrivare a 5.000, perché come dicevo a inizio video, se troviamo più di 2 GX, almeno 5.000 like me li dovete lasciare. Un commentino qui sotto, vi ricordo di passare qua sotto in descrizione che c'è lo shop con tutte le magliette di Federic. Guardate che bella la versione bianca con il mio logo, per l'estate è perfetta così non vi morite di caldo. E noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, sempre sintonizzati sul canale di Federic, perché queste cose penso che le vedete solo ed esclusivamente qui. Ciao! Wow!